prima amichevole per la Ajax Polegnano che al Knights Palace ospita la Virtus Cermenate. Knights senza Maiocco e Cermenate senza Casati si trovano davanti a circa 250 tifosi legnanesi incuriositi dal nuovo progetto biancorosso e a cui la pallacanestro manca ormai dal mese di maggio. La partenza è per gli ospiti che si portano subito 3-13. Legnano ha una squadra tutta nuova e, arrivando anche da 10 giorni prettamente di preparazione atletica, ci mette qualche minuto per carburare e ritornare in scia con Guidi, Negri e Di Dio sul 12-15. Ancora Guidi mette la bomba del 15 pari per un parziale che si chiude 22-19 per Legnano, sempre più sciolta con il passare dei minuti. Ballarini e Roncari firmano il 5-0 iniziale nel secondo periodo, con Legnano che allunga sul 13-5 con il piazzato di Corti. Cermenate si fa sotto fino al 13-10 con Di Gian Vittorio, che però vola in contropiede per il più 5 biancorosso. Il quarto si chiude poi 15 pari, che nel punteggio aggregato fa 37-34. L'inizio del secondo tempo è molto più lento, con la stanchezza che inizia ad affiorare in entrambe le squadre. Negri segna tutti i punti del 5-2 e poi le giocate di Di Dio e ancora di Negri portano il punteggio sul 12-7 per i Knights. Saini inizia a ruotare tutti i suoi giocatori e c'è spazio per i giovani sia nel terzo periodo, che si chiude 17-13, 54-47 nel punteggio complessivo, sia nel quarto finale della partita. Legnano prova costantemente a correre e l'ultimo periodo è molto green, con tutti i giovani del vivaio in campo. Cermenate sfrutta l'esperienza e passa dal 2-7 al 7-13, per poi chiudere il quarto 9-23. Punteggio finale 63-70 per Cermenate. Prima amichevole che ha dato spunti interessanti allo staff, nonostante i banali errori commessi soprattutto in difesa, ma che ha messo in luce un roster che, alla prima uscita, sembra poter essere molto lungo con l'apporto molto positivo degli under, sempre presenti e senza sbavature evidenti. Prossimo appuntamento, il Memorial Tarcisio Vaghi di San Giorgio, domenica alle 18 al Palabertelli, preceduto dalla presentazione della squadra in Piazza Europa alle ore 15 in occasione della Festa dello Sport, appuntamento però ancora da confermare visto le probabili condizioni meteo sfavorevoli.